Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Oggi ho un momento pensato un po' più folle, se mi metto magari a favore di sole è meglio. Siccome trovarmi sotto quella ragazza vestita di bianco che ho inviato Rebecca, abbiamo fatto allenamento a sorpresa, le ho già allenate, loro sono tra 2 e mezzo e mi supportano. E volevo finire con un po' di divertimento, con delle sfide anche magari. Quindi sarebbe anche molto interessante provare qualche esercizio, fare una mini lezione. Io ho già assistito un po' il campo. E poi soprattutto ci spostiamo a fare free skate insieme in paese, quindi facciamo un tutorial gigante di free skate, veramente molto figo, spero. Comunque ecco, questo allenamento sarà molto più tranquillo e cerchiamo di fare una cosa abbastanza divertente insieme. Ok, piccole giovani festi, cominciamo. Comincia subito Rebecca. Ok Rebecca, vai in papera assassina. Ok, è un grande papera assassina. E qui si sta. Pozza. Oh, l'ho vista, l'ho ucciso questo. Molto molto bene. Ok, Mati, andiamo a effettuare un corvo in quello drone lì. Sì, anche in questo, va in questo, eh? Hai fatto la butterfly, non l'hai vista? Però l'ho ripresa, quindi siamo a posto. Tutto è Mati, eh? Ok, molto bene Mati, vai a fare butterfly in slalom, quello più grande. Questo esercizio è molto tecnico perché si passa da papera assassina direttamente in butterfly, ok? E andiamo a fare uno slalom senza discutere con magari Mati. Ok, molto molto bene. Ok, adesso mettiamo in crisi un po' Mati, che è divertente, mentre Rebecca ci farà una rampa avanti alta. Ok, Mati ci va a fare un bellissimo, una bellissima trottola. Molto bene. Vai Rebbe, andiamo a fare una rampa. Ora l'ha addirizzata molto Rebbe. Non male, vai male anche te, una rampa avanti spingendo al massimo. Poi ovviamente in questo caso andrò anche io a effettuare la rampa, siamo curiosi di vedere mentre mi spappolo per terra. Non male, per niente male, devo farla anche io? Siamo sicuri? Ma proprio sicuri devo farla anche questa cosa? Sì. Perché non devo farla io? Vogliono vedermi cadere? Che cosa è giusta? 360! Quante gente c'è? 5 persone. Dicevamo, va rifatta un po' meglio. Va bene, addosso, va rifatta un po' meglio. Aspetta. Aiuto. Non vedo niente. Mamma mia, che sembri una balena Giacomo. Sì, ma c'era un bambino che stavo per attaccare sulla mano. Non so se hai visto, ma lì ho dovuto frenare anche da atterraggio. No, non si è visto, quindi non hai scuse. Ho visto male, stavo per cascare su un bambino intero. Come cosa? Sai come diventava così? Diventava piccolo, l'ho vista veramente male stavolta. Diventava così. Comunque, rampa più frenata non farei raggiungere. Ok, andiamo a fare adesso un bel 360, capite? Ok? 360, vai avanti. Dobbiamo stare là. E cosa avanti Rebecca con 360? 360, no. Vai. Ma al massimo all'indietro. All'indietro, vai. La bozza. Ok Rebe, capita all'indietro il reddito e Matilde. Ma, con Rebecca. Oddio, sto coso si muove da solo. Vai, ma non ha più di vista tanto. Ma come si fa? E basta dire cosa? Vai all'indietro Rebe. Niente male. Ok, adesso proverà Matilde un bel salto in rampa 180. Poi proverò anche una rampa un po' decente sperando di non avere troppo traffico. Ok, perché è solo il traffico che mi ha fatto fare la rampa male, vero? Vero, 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 confermiamo. Ok Mati, vola un po'. Andiamo a fare un bel 180 spingendo al massimo in altezza. Stessa cosa Rebecca poi, sì? Facciamolo un po' in fila.
Bello, non male. Vai Rebe. Molto bene. Niente, niente male. Buono, buono, buono. Ok, vai Mati, facciamo un salto avanti. Ti prendo proprio da qua, bello, bello sul rampa stessa da per Rebecca. Così ci spappoliamo insieme. Questa finirà molto male. Vai, vai. Mi sposto forse, non ti preoccupare. Bello. In avanti, in avanti. Ora non mi sposto e la chiappo in pieno. Sarebbe divertente. Wow, bella questa atterraggio. Ok, ora. Non c'è meno domande sul coso, meno male. Ok, per ora. Domande. Andiamo a fare adesso uno slalom divertente. Ok, andiamo a fare un po' di slalom liberi. Partiamo dall'italiano, il messicano. E andiamo a correggere un pelino. Facciamo slalom centrale. Ok, e Matilde usa il suo. Ok, Rebe italiano, Matilde italiano. E andiamo un po' a vedere un po' gli errori, a vedere un po' se li fanno bene. E poi potremo provare a fargli fare qualcosa di a coppe. Questo è un italiano. Molto molto brutto, infatti. Non male questa da qua. Ok, però io direi Matilde andare a fare uno special, Matilde, che non l'ho visto prima essere cascata. Andiamo a vederlo in diretta. Rebe, fammi uno slalom difficile, su una doppia punta e vai in punta, ok. Questo è lo special, vediamo se lo fa. Vai, vai, su una. Questo si chiama. Vedi, io gli sto insegnando anche a giocare a bowling, è importante, che fanno anche strike. Vediamo lo special di Matilde. Sì, questo slalom è risaputo perché è molto molto facile battere la faccia per terra, vero Matilde? Ok, molto importante. Ok, Rebe, vai a farmi un messicano. Ok, il messicano invece è una variante dell'italiano molto carina, molto semplice in realtà. Ovviamente giri, parti con i piedi a V. Ok, vai in incrociato indietro, giri, piedi a V. Questo è poi, questo Rebecca ha mischiato. È andata anche in un X. Ha deciso. Non male, ma devi vedere un mix, secondo te? Okay, un mix. Un messicano, un messicano. Un mix, sì. Mixiamo le cose. Quindi, piedi a V, ok. Incrocio indietro, giriamo, piedi a V. Incrocio indietro, giriamo. Piedi a V, incrocio indietro. Ottimo, ottimo, ottimo. Rebe, visto che andiamo bene, mi fai un X che è abbastanza difficile. Sì, sarà un X. Ok, l'X è la base per fare lo special, quindi di per sé si fa questo movimento con le punte e poi vanno a rincorrersi, vedete? E voilà. Ok, adesso vi faccio vedere come fare la rampa per iniziare. Ora questa rampa è abbastanza alta, ok? Vi faccio vedere il mio faccione così si vede. Questa è una rampa abbastanza. Ho sbagliato le cose. Questa è una rampa abbastanza alta, non si vede, non si vede. Comunque è un 30 cm di rampa, non si vede. Che sembra uno scivolo. Ok, quando andate ad acquistare una rampa del genere. Ok, la prima cosa che vi consiglio di fare è farci un po' di sali e scendi. Ok, quindi vai Rebe, facciamo un sali e scendi sulla rampa. E poi lo fa anche Matilde. Ok, questo è un bel consiglio per iniziare a fare le rampe. Loro dovranno salire sulla rampa. Ok, e tornare indietro. Molto molto bene. Vai Rebe. Ok, saliamo e torniamo indietro, esatto. Dopodiché, quando hanno preso un po' di confidenza, prendono solo più velocità. Vai Mati, saltala, un bel trick. Più velocità, paura. Vai Rebe, saltala. No, salta, salta, diretto. E andranno a volare di là, ok? Vai Mati. Molto, molto bene, ok? Poi vanno a metterci il trick e vanno a fare le varie varianti sulla rampa. Ok, vai Rebe, 180. Molto molto bene, vai Mati, 180 con trick, spingi il massimo, spingi, 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 ok, non male, un po' brutto l'atterraggio, purtroppo c'era abbastanza bene il trick, ok, ora la rifarei anche io, ma insomma direi che è abbastanza brutta. Rebecca, loro vogliono vedermi morire, sono più loro a vedermi morire, la tocca rifare anche a me, guarda che con che voglia, con che si prende. Ma questa, questa telecamera si muove da sola. Ah, funziona così? No. Come no? Ah, veloce.
Non ti ha visto, per non ti ha letto. Era fatta bene quando sì, riprendo. Era un, era ti tocca avanti. Rifarlo, mi dice. Forse hanno fatto qualche domanda, come si fa per vedere? Era perfetto, avete inquadrato? Hanno fatto domande? Hanno fatto domande? Che non lo so. Ma mi sa di no, mi sa che hanno fatto. Ma cosa fa vedere? Ok, sei vivo. Se sono vivo sei più. Ok. Non dovrebbe essere. No, non leggo le domande però, strano. Boh. C'è scritto disattivare, attivate. Nessuno, dovrebbe essere attive le domande, credo. Tutti i messaggi sono visibili, sì sì. Ok, perfetto. Allora, si è visto il mio 180? Sì. Era bello? No. Come non era bello? Sì, sì, tranquillo. Non l'ho visto, me lo devi rifare. Mi stanno prendendo in giro? Secondo me mi stanno un po' prendendo in giro. Questo è un sentimento strano. Ma perché è così chiaro? Senta la pozza dietro. Bello questo, mi è piaciuto. Eh? No, faceva schifo già. Ancora, me la lavo ancora, mi sono rotto una costola. Casino solo. Allora, però. Ora, cominciamo a levare la rampa, rimettiamo un po' i conini. Sì. A fare in giù, puoi farlo, non è difficile, Rebe. Stai soltanto in diretta, dai Rebe, vai. Muore, muore, muriamo in diretta, prova. Peso va avanti come un carrellino, scendi e voilà. Vai Mati. Ok. Ciao Elisa, ok, i messaggi funzionano ottimo. C'era preso il dubbio e non funzionavano i messaggi. Ok, salutate, fate dei bravi bambini, bravi, gentili, ok. Ok, leviamo la rampa. Ora la cosa bella che possiamo andare a effettuare è mettersi in gioco, no? Sfidare un po' loro che sono molto più bravi di me ormai purtroppo, quindi, ma tanto io il modo per barare lo trovo sempre. Quindi andiamo a fare delle sfide interessanti. Le sfiderò sul corvo, ahimè, uno dei miei esercizi peggiori, onestamente. E ovviamente poi chissà chi vince. Ovviamente. Anche perché fa le regole io, quindi. Ma non glielo diciamo, allora faccio le regole io. Ok? La prendi per 50.000. Vedi, vedi. C'è già chi si sta lamentando perché non rispetto le regole. Per caso? Non rispetto mai le regole. Schifo, è un barone. Ma non è assolutamente vero, sono la persona più onesta che vinco, le regole faccio io, quindi non vai. Ok, quindi chi parte a fare il corvo per primo? Io. Vai Matilde, vai. C'è il traio storto? Ok, ora dopo lo stringiamo. Però per fare il corvo vai sulla punta e il tallone è storto, quindi non c'è problemi. E ora rispondo alla domanda, te la ritrovo. Ma qual era? È una domanda su un RB, mi sa. Ok, vediamo quante battenelle fa Matilde. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e mezzo, otto. Allora, secondo me ne ha fatte due, non lo so, Vai Rebe! È inutile fare. Sono uno dei principianti, sono 5 volte e vado con la mia amica. No, no, allora, i twist edge da tre ruote da 10 vanno benissimo. L'unica cosa è che il twister è leggermente tra tre ruote, è leggermente più difficile da utilizzare. Rifallo ai soddisfatti. È leggermente più difficile da utilizzare, quindi quando utilizzi un twister con tre ruote hai più altezza per bilanciare, quindi per iniziare è un po' più difficile, però dopo un po' ti abitui, va alla grande. Una mattonella, due mattonelle, più mano, più tre mattonelle e mezzo, ok, non male Rebe, tocca a me, venirebbe, dimmi in cuore, indifferente. Allora, rispondo a questa domanda e poi vado a fare le volte. Quindi twister edge con 3 da 110 è un patio validissimo, va alla grande. L'unica cosa, avendo un'altezza maggiore da terra, ci vuole un po' più per compensarlo. Avvicino un po' a Rebe perché c'è il rumore di loro, sennò. Quindi avrai un po' più di difficoltà all'inizio, una volta ti abitui e vai piano,
diciamo che è un patto che va veramente alla grande. Tocca a me fare il corvo, dai, andiamo a fare il corvo. Tamo, poi vedono la tua diretta magari. Ma che cazzo? Fai schifo. Ok, 12 erano, erano 12, sì, vero? Erano 4... 12. Aspetta, non ho contato le mattonelle, devi fare. Erano 12 erano. Non ho contato, la devi fare. Erano 12 mattonelle o è cosa? Non ho contato, la devi fare. Devo rifare? Uno, fai schifo. Sei? Nove. Sentirei la giuria live che ha detto che erano 12 mattonelle, vero? Stanno confermando i ragazzi tutti. No, non sta confermando nessuno. Vero, tu ti confermi che ho vinto io, vero? No. Non ho vinto dite io? Dite di no, dite di no. Ok, ora andiamo a sistemare il traio di Matilde in live in diretta. È una cosa abbastanza... Ormai il traio di Matilde è abbastanza comodo. Mentre io sistemo il traio di Matilde, Rebecca sistema un po' i conini qua. Deve... Ok. Ah, ma è vero, vedi? Cioè Matilde vuole che te fa qualcosa, Rebecca. Allora, Matilde, dai un esercizio a Rebecca. Allora, ragazzi, ragazze. Rebecca. Allora Rebecca, vai domani, fammi un il compasso. Così ci addormentiamo, il compasso. Vai, vai. Con le punte. Oh, va un po' più lontano che sennò. Solo per l'insegnante che insegna a pattinare, era orribile il compasso, Elisa Costa ha commentato con le faccine quelle lì che dicono così. Ciao. Elisa Costa ha detto ho vinto io la gara, vero Elisa? No, per niente, ho vinto io, mi dispiace per te. Non male Rebe in realtà. Ma che Rebe? Mi raccatti i monini? E adesso fammi un corvo. No, fammi il... com'è che si chiama quello là? Ah sì, la papera assassina. Ma cosa devi essere? Ah, ma è vero, dobbiamo anche sfruttare un attimo Matilde per degli esercizi difficili. Vieni Mati, vieni, vieni. Alla mia... abbiamo il tè, anche il traio storto, è più difficile ancora. Mati, cobra basso. Sei rimasta male? Si sposa tutto. Ti si sposa tutto? Divertente è cosa. Ma se ne faccio male con tutto. Sì, sì, vai tranquilla. Brava Elisa, brava. Non male. Niente male. E addirittura vai a provare il corvo. Ok, quella è prova adesso Matilde. È molto difficile perché dovrebbe andare a fare. Mi fai un corvo Matilde? Qui ora faccio serio un attimo se faccio un esercizio fatto bene. Allora, questo è un corvo. Ok, molto bene. Il corvo incrociato si prende dal cobra normalmente. Fai un cobra. Devi fare cobra, cobra basso e corvo incrociato. Quindi fai un po' di velocità. Ok. Nello zaino. Quindi andiamo a effettuare, ora riappare. Quindi questo è un cobra, vedete? Ora scende in cobra basso e ora dovrebbe andare ad alzare la gamba per andare in un corvo. Questo non è facile. Vai Mati, alza. Ok, non male, non male. Ok, l'obiettivo è fare questo esercizio nello slalom, quindi veramente abbastanza difficile. Ora vo' sistemare un attimo il traio di Matilde. Ok. Quindi, vi rivedete la mia faccia una brutta. Ok, adesso andiamo a prendere un po' di attrezzi per sistemare il traio. Purtroppo ho visto la visita di quel traio un po' ai limiti. Quindi gliela devo riordinare. Purtroppo quando uno comincia a pattinare e patina abbastanza c'è anche molta contenzione a fare al pattino, altrimenti il pattino comunque si accede. Per questo fare contenzione è importante, perché fino a che Matilde viene qua e Serena con me, bene, ma se Matilde deve allenarsi da sola, a questo dovrà o tornare a casa o comunque avere un minimo di manualità per riuscire ad sistemarsi il traio. Quindi ecco ragazzi, molto meglio fare un po' di manutenzione costante sul pattino che ritrovarsi invece poi a avere un patto che si rompe o che si sposta. Nel caso di Matilde il traio ormai è uscito fuori d'asta, quindi lei sul tallone trasmuove, non è piacevole pattinarci. Poi mi dite, gli esercizi in punta si possono fare lo stesso, verissimo, presto insomma direi che pattinare solo in punta è un po' scomoda come cosa. Quindi ora andiamo a sistemare il traio e vediamo di far veloce. Rebecca ci inquadra.
Ok, Rebe. Andiamo a sistemare il taglio in quella di fatti. Quella... Fai una bella ripresina. Brava, sì, Rebe, no. Vedi. Tanto mi devo mettere giù, perché? Allora, fermi. Mamma. Si è smollato il coso? Aspetta. Vedete il cielo, vedete? Vedete il cielo, com'è? Abbiamo avuto un problema sul running, lo risistemiamo subito. Eccolo qua. Ed eccolo qua, ok. C'è stato un attimo di mal di testa, scusate ragazzi, abbiamo avuto il running un po' in situazioni un po' tragica, ma anche questo è il bello della live, avere un po' di movimento. Vedete, come vedete il fatto di Rebecca, sì, di Rebecca, di Matilde, ha questo gioco non molto bello. Non si vede. Volete vedere? No. Non si vede? Ok, vedete questo gioco qua? Quindi vado a svitare l'ultima ruota. Non va bene, stai perdendo follower. Cioè, va non bene, follower. Va bene, sono in live, spettatori. Poi ecco, non l'avevo neanche dichiarato, era un po' carino così, fare due risate insieme, quindi questa live non l'avevo neanche preparata. Sembri un meccanico. Sembro un meccanico, infatti. Matilde? Ciao Mati. Ciao. Ok, molto bene, sistemato il traio. Sono sfracellata prima, mi sono aperta un ginocchio. Un ginocchio solo? Guarda, tutto quanto mi viene di sangue. Mamma mia. Se... Dovete pagare le protezioni, Io ce l'ho. Anch'io. Sì, anche le ginocchiere andrebbero messe. Ha parlato quello con tutte le protezioni. Io l'ho sempre preso da lei. L'hai mai messo nella tua vita, non sai nemmeno che sono. Ma prendi la rampa, portala via qua, andiamo a fare. Portala via! Sì, ora la porto via. Ok. Sai qualcosa, Giacomo? Fai la butterfly. Devo fare la butterfly. Allora, vuoi fare la butterfly, va bene? Sì, sì. Accetto le sfide. Allora. Fai un già un sondaggio. Se caschi, no, senza il paro. E voilà! Ha detto sì, vero Giacomo, il meccanico dei pattini. Ok, andiamo a sistemare bene e ci sbucciamo in preso, ok? Puscialo. Allora, ok, ora c'è la parte un po' più divertente, quella che non si è mai visto su YouTube Italia. Andiamo a fare una bella pattinata insieme in paese e proveremo a fare dei trick di free skate insieme. Ok, potrebbe essere una libertà di farci vedere anche questo. Ok, venirebbe se fai da camera nel mondo. Sì. Ah, te devi fare la butterfly, vero? Però devi fare la butterfly. Attenta, arriva a prendere il giro. Va bene. Gli addominali vanno bene. Vanno bene gli addominali. Allora. Si preparano. Allora, questa è la parte più noiosa. Guardate che bello. Amore. Mirate. Aspetta, bellissimo. No, è meglio. Non vi consiglio di non usarle. No, invece se mi piacciono. Cioè, l'avevo riconosciuto già. Tanta roba. Le volevo prendere anche io. Hanno scritto qualcosa ma non ho letto. Hanno scritto tipo, hai fatto, oh mamma, 5 metri in pattini, tipo una roba del genere, non ho capito. Mamma, vado a cascare. Ma no, andate in diretta. Allora, la macchina di Giacomo è piena. Diciamo di pattini. La macchina di Giacomo è un po' pochino, vero? Sì, vai giusto, di forza. Hai buttato le borse davanti, ma... Butta al volo. Perché di là? C'è la porta aperta qua. Io rubo la macchina di qua. Con le sue scarpe puzzolente. Dov'è Giacomo? Ah, va. Ho perso. Metterti il sederone di Giacomo.
Vediamo. Ma perché hai preso quello di Alessia? Perché ho tutta la rampa e tutto qui, non era previsto questo allenamento a fare l'onte. E quindi... Ah, ma è proprio così? Sì. Allora, ora seriamente, cosa andiamo a fare? Ci sposteremo in paese, faremo vedere il bellissimo Certaldo, molto turistico nel paese, famoso per mercanzia. E mentre andremo in paese andremo a fare... O per Certaldo Alto. O per Certaldo Alto, molto bello Certaldo Alto. Possiamo andare a pattinarci Certaldo Alto? Sì, andiamo. Sarebbe figa come cosa. Sì, ma ora però. Proprio non direttamente. Sì. Diciamoci nella prossima live, perché noi se moriamo non abbiamo tempo per rinascere. Ci siamo, Massi? Va bene, non è che... Ok, vado a riprendere perché faccio vedere loro che pattinano più che io. Allora. Sarebbe stato divertente vedere Matilde in modalità zombie che va in là. Ok ragazze, ci inviamo verso il paese, tanto Rebecca fa storia perché la conosce ormai. Che cosa? Paese. Ormai lo conosco. Ormai lo... Allora ragazzi, vabbè, questo è un esperimento divertente. Stiamo andando pattinando in paese, metterò i trick, purtroppo ci sarà del fruscio solamente quando andremo a pattinare più velocemente. E sarebbe anche divertente vedere un po' come si pattina in paese stando attenti, vero? Ragazzi, non mi fate fare brutta figura, vedete, vi ho insegnato a far per bene un paese. Ok, bisogna sempre ricordare le cose prima di farle. Quindi adesso vi faccio vedere un po' di loro pattinata. Ok, che vanno comunque sia a effettuare una pattinata. Quando si pattina in paese, generalmente, mi sposto lateralmente, tanto loro ve la sanno, bisogna avere una pattinata con le ginocchia leggermente più piegate per riuscire comunque sia a assorbire tutte le imperfezioni dell'asfalto. Ok, è molto importante per una pattinata sia fluida che fatta bene. Ok, vabbè, qui andiamo a fare una serie di corde addirittura, che bravi, però mi stanno umiliando queste ragazze, allora veramente triste. Ok, poi si potrebbe fare anche delle frenate che vengano bene, devo togliere. Bello Mati, ma non ti ho ripreso. Molto bello quel trick lì, veramente molto bello, però si riesca a vedere abbastanza perché sto andando ovviamente a occhio. Perché è quello? Sto registrando. Mi sto registrando. Marciapiede. Molto molto brave. Oi oi oi, attento, c'è il riparo. Non lo so. Ah, siamo veramente contro il sole. Ok, molto molto brave. Allora, ci spostiamo nell'altra parte. Vai. Molto molto bene. Brave ragazze. Ok, facciamo qualche variante in pattinata. Facciamo qualche salto 180 su quel tombino, quello bello grosso lì anche, ci sta bene. Brava Rebe, buono, niente male. Vai Mati, vai su un 360, un 360, vai su questo asfalto bello brutto, così ci... Dai, ce la fai. Brava Mati, sei brava. Mi sento un po' di scatto ultimamente a battere così. Ok, questa è la passerella. È un passaggio e si passa sui fiumi, probabilmente avete visto e guardate qualche storia su Twitch, ma Matilde si è uccisa sulla balaustra, buono che cosa? Finalmente una bella. Finalmente una bella giornata, che bello! Ah, quella si intravede lassù e Certaldo Alto. Ora che ci andremo. Ora. Questo lassù è Certaldo Alto, è molto carino, è un borgo medievale. So, poi vi vorrei parlare della storia, ma sono una capra ignorante in storia, magari vi devo acculturare un po'. 17, sento un po' forte. 17 Rebecca fuori. Allora, adesso, mentre io scendo, vi riprendo il saltino, che carino, vai. Ok. Se mi butti da qua? Se non muoio, se ti butti da qua è divertente, occhio non piantarti nella macchina in sì, fondo. E poi chi? Ah, vi riprendo io, non me. Ah, ok. Come cosa? Ok, io scendo un attimo velocemente. Da qua. Ok, molto molto bene. Per non morire. Ok, adesso inquadriamo loro. Ma ragazzi, io farei una scommessa live su chi cade prima. Potremmo scommettere su
Matilde o su Giulia? Su Rebecca, abbiate pazienza, le tue vecchie. Prendetemi in coda da qua, qua è più bello. Sì, sì. Sì. Niente male, vai Rebe. Vai, è altino, eh. Vai, vai. Molto brava. Niente male. Molto bene, ok. Sì, potremmo andare peggio. Ok, andiamo a fare questi buboni qua. Vi faccio vedere io, come lo faccio io? I Minions. Abbiamo rinominato questi Minions. Ok, quindi vi faccio vedere io come se ne fa uno. E provate voi a farlo, ok? No. Fai questo coso qua? No, non, no, questo no. Escono alle 4:30? Cioè, tutte ore non si fa. Noi rifacciamo un filo. Questo? No. Ti stavo riprendendo. Vai Rebe? Ti reggo io? Allora, ok, aspetta. Vai Mati? Se allora mi metto più indietro qua giù in fondo, così almeno. Peo! Ho visto una tibiata fatta fresca fresca. Ciao Rebecca. No, aspetta, te ti chiami Giulia, hai detto. Okay. Giusto, Giulia, sì. Quindi? Mi riprendi? Andiamo a fare a Matilde ora anche. Aspetta, qual è? Questo? Quello? Ah, ok. Vai Matilde. Molto bene. Ok, ci spostiamo dove non è che nessuno alle medie, giusto? No. È una prof? No, molto molto bene. Ah, si è visto il direttore, ragazzi, quando fate pattinate? Non ho detto Giulia. Quando pattinate dovete fare sempre un minimo attenzione, perché cadere per terra e farsi male a un secondo, vero Matilde? No. Lo vedete, è molto specializzata in boccare in maniera molto. Guardate, fatemi sapere come vi sembra questa live in movimento, la prima volta l'ho fatto con gli esercizi come corvi, come esercizi vari su asfalto, fatti molto molto bene. Ok, andiamo a girare. Ma io non ho la gira fermo il massimo. Sì, nel momento in cui si fa sport voi potete usarla. Non è che non siamo troppa gente. Qua mi sembra tanta gente. Allora, in questo caso, da visto c'è così tanta gente qua, ci spostiamo nel paese. Forse ci vedo. Sì, andiamo a fare due trick qua dietro, ma ci sto. Diventata una fuorilegge ora. Sì, qui siamo una palla di sole. Ok ragazzi, ci spostiamo ora nella parte in cui c'è meno gente. Anche qui si possono fare dei trick carini. Purtroppo non ho considerato il fatto che uscivano le scuole, quindi come sempre sono pirla, mi metto le cose. Però qua potevo fare dei trick carini, sarebbe anche divertente fare. Intanto c'è un bellissimo salto delle biciclette, del porta biciclette da fare, questo qua che ha fatto Matilde, l'ho anche ripresa a caso, ottimo. Possiamo saltare i gradini che sono lì e abbiamo anche un asfalto veramente molto liscio. E vabbè, tanto sono lontano, non c'ho noia. Che è questa colonna di asfalto qua per fare anche qualche trick. Ok, molto bene. Ok, direi andare a fare adesso discesa e saltiamo quello. Ok, Massi te l'hai già fatto prima. Ti faccio una bella ripresa. Rebe, te la senti una zampa a saltare quello? Ti do una zampa io, vabbè. Ho detto via! No, non c'è, te la fai a sola, ottimo. Vai, Mafi! Ok, qua devi riuscire a alzare bene le gambe, perché se non alzo bene le gambe batto una faccia allucinante. Facciata 3, 2, 1. Ottimo, sembrava poi un atterraggio a pallina, però buono. Vai, Rebe! Non ce la fai? Metti una zampa, non ti preoccupare. Mati? Ok, reggi qua, non è andato tutto bene. Mamma mia. Ok. Ok, un altro importante, se vuoi provare anche trick 6 in 2, non esagerare. Se avete un po' di paura,
o non ve la sentite a Rebecca, le potete sapere per farlo, ce le ha. No, c'è un po' di FIFA, è normale avere un po' di FIFA. Non vedo di andare all'inclinazione e poi lo giri. Upsi, scusate. Aspettate. Oh, avete pazienza, eccoci qua. Ho combinato un casinino. Ah, che okay, ottimo. Il meccanico. Non giocare. Ah, no, l'avevo già scritto. Ok, pronto, Rebecca? Vengo da una zona. Devo ancora saltare? Sì, sì. Prova a fare un po' di paura a Rebecca. No. Ok, dai. Vai, Mati, guarda me. Ok, molto bene. Adesso proviamo a farlo. Meno un po' più furia con, sempre con Rebecca. Ok, se vi capita di farlo fuori con un amico, basta che lo sorreggete un attimo e date un po' di sicurezza. Ok, ovviamente deve riuscire a saltare un minimo con le gambe, ok? Quindi, vai, Rebecca. Le gambe. Molto bene, ok, ma tocca a te farlo adesso. Te la senti con 180? Sì. Proviamo con 180, ok. Ci inseriamo un trick anche, ok? Un trick di rotazione su questo salto qua, ok? Ha bisogno di link, cosa si vede? Ok, Mati, dai. Ok. Molto bene. Vediamo come fai il 180, molto bene, c'è anche inserito un mini trick, niente male. Ok, molto figo, adesso ok, proviamo a sviluppare dei trick qua su asfalto. Quindi andiamo a fare, Mati vai a fare una butterfly su asfalto, Rebecca prova un corvo. Ecco, ottimo, quello serve per un po' migliorarla, farlo un po' in tutte le situazioni, in tutti anche i tipi di asfalto. Ok, e ovviamente su asfalto di se si grata il sederino fa male, quindi la tensione e la voglia di non cadere è più alta. Non male, molto bene. Ok, andiamo a effettuare adesso, Mati, un bel corvo. Ok? Sì, puoi farlo lì, puoi farlo dove vuoi, dove uscite, anche in linea qua. Vai. Fifona. Bello questa inquadratura, ora pigli una macchina da me. Buono, ottimo, ottimo, ottimo. Ok ragazzi, però dai, ci sta che anch'io faccio un saltino, no? Che non mi spappoli per terra, appunto, non mi sembra carina come cosa, giusto? Quindi andiamo a fare anche un saltino. Ok? Allora, puoi anche seguirmi da dietro, eh? Ok ragazzi, vado a fare questo salto qua. Anche io con i clip, tanto faccio questi salti, Poverino, i bambini. Scusa. Dovrei fare un 180, devo fare un 180 anche io perché l'ha fatto la Tilda, qua mi sento, non mi riusciva, ecco. Ok, abbiamo un po' di problemi con il cameraman. Cameraman non è molto bravo, sai. Ce la possiamo fare. Sì. È semplice, ma ti basta che te utilizzi il polso qua. Una volta che è dritto, ok, lo metti dritto. Ok, semplicemente basta muovere tutto il polso così e lui ti segue. Ma questo coso si muove da solo. Si muove da solo, è antipatico con Matilde. Mazzica. Ok, vediamo. Oh. Tento c'è la signora, Bello, approvo, no? Approvate il salto di Giacomo? Fatelo sapere nei commenti. Facciamo saltare le scale a queste ragazze. Scordatelo, farei saltare, no, le scale. Io gli farei saltare tutte. Tutte, sono tre, sono quattro ladini. Inizia, fammi vedere. Faccelo vedere prima di che la facciamo noi, che dobbiamo sfracellarci. Non è giusto questa maltruce verso l'insegnante. Non Lorenzo Pisoni dice che è bello. Che cosa? Buona. Il tuo salto. Ora però dovete giudicare quello con le scale. Dobbiamo saltare queste scaline? Perché devo fare queste cose? Perché ce l'hai detto te ora a noi. Morire, buone. Comunque Giacomo devi fare ancora la butterfly. Devo fare ancora la butterfly. Ok, adesso voglio farlo anch'io, però ho paura e quindi mi devi reggere te. Sì, la vuoi reggere, ok. Vai, Rebe. No, però... Prendimi, perché ti sto il capo e... No, tranquilla. Non mi hai fatto cadere. No, Alessia, no.
devo. Cioè, o devo prendere la ricorsa, se no. Cosa dici, Giacomo, te? Ce la possiamo fare, ragazzi, è un po' di fiducia, però è un salto bellissimo. Sì, sì, giusto, il salto di Giacomo è ottimo. Voglio riprovare. Vuoi riprovare? Ok, mi prendi poi l'uscita però, perché se vedo sto schiantando col muro. Vedanza, giri e mi vai verso l'esterno, poi occhio all'asfalto molle. Brava. Salta magari lo scalino lì. Vedi, c'ho una pacca amichevole, vedi, sono pacche amichevoli. Sì, sì. Non si è vista però. Tocca a Rebecca. Eh? Tocca a Rebecca, ma cosa? Io faccio il camera. Dai, il camera per Rebecca. No, tocca a te, devi affrontare. Non ci riesco. Vai tranquilla, se non io, non c'è problema. Tranquilla, se non mi sono sfracellata io, non ti sfracelli te. Ma sei Matilde che ha fatto il giro te, se ti chiedi. Brava. Che unghie durissime. Ok ragazzi, andiamo a fare un altro trick qui molto carino. Ok, gli facciamo fare a loro un aggancio simpatico che possano fare, c'è un po' meno gente. Okay, quindi... Giacomo, Lorenzo Pisoni dice, quelle scale... Oh, dove sono? Sembrano perfette per imparare a farle abbastanza lunghe. In realtà purtroppo sono corte. Cioè, fammi scendere, Cristiano c'è una stennata accertato per farle. Queste non sono perfette perché quando vai a scendere queste... Abbiamo bisogno, sono troppo... Troppo si fanno. Non so se l'avete viste, non è un problema scendere queste scale. Però per farle imparare, per insegnarle avrei bisogno di scaloni un po' più grandi e leggermente più lunghi, perché altrimenti... E poi più meno cui... spessi, cioè sono troppo... No, in realtà l'altezza va anche bene, il problema è che sono troppo poche, cioè il tempo in cui le metto giusti, loro fanno uno scalino e non lo riesco a fare, però possiamo provare a farlo. Che cosa? Ma non si può fare nella piazza lassù? Ah, io non fa valore, ok. Prova Rebecca a farle, potrebbe essere la carina, come me sono un po' troppo corte, perché il tempo in cui... Ma che allevi simpatiche ciò, eh? È vero, nel dire sì, tutto il maestro lo prego. Allora, ok, dai, io provo a fare proprio perché punti un po', là, per fare le scale... All'indietro? All'indietro si inizia a fare. E c'è Matilde. Riesci a fare leggermente un po', tipo andando sulle punte, un po' tipo facendo tipo questo movimento qua. La bocca all'indietro. Ok, e ogni salino deve sta. Ok, questo è Randy, ve lo faccio vedere, è che veramente sono poco stretto per farvi vedere il movimento. Ride? No, non stavo qua. Cos'è sto pulsante dietro? È per resettare i Ronin. Ok, quindi prova a fare per in quella serie io lo posso così prima. Perché io? Perché sì, perché te sei più bravo e quindi lo devi fare te. Vedere esattamente. Ma ti arrego un attimo io? Sto qua. Te le prendi all'indietro, devi stare un po' sulle punte, ok? più o meno un'altra volta alle gambe, ma non sei così vicini, sono così larghi. Ok, perché delle scale, perché delle scale leggermente più lunghe aiutano, perché lei non riesce a capire come deve mettere i piedi che sono già finite. Ok, quando fate le scale, se è una scala un po' più lunga in quei piedi, quando uscite all'indietro leggermente più sulla punta e le gambe leggermente aperte per avere più stabilità, poi più siete bravi più avvicinate i pattini. Ok, in avanti è la stessa cosa, quando vado a fare in avanti le faccio nel tallone. Ma provo a fare una spiegazione lì sul... Ma è tutto non vanno bene perché deve essere... Quando vado a fare una scala, mi serve proprio le scale. Ok. E quando vado a fare questo momento qua, si scende così... No, rifallo. E si aggancia per dopo, quindi è un po' difficilotto fare le scale. Ora appena trovo una scalinata decente vi porto un po' dietro. Ok, ci spostiamo a fare un trick divertente, dicevo. Non lo guarda nessuno tanto. Ok, andiamo a fare questo trick qua. Impuriamo un po' Matilde. Lo qua. Poppa e torno indietro. Ok, andiamo a fare questo che lo riprendiamo. E poi andiamo a fare il trick con i talloni. Lo farà anche a te quello, Rebecca. Ma per questo? Fare.
Ah, ma quello lì... Sì, è semplice quello. Secondo scalino? Sì, esatto. Ora li porta a fare questo trick qua sul secondo scalino, sì. Molto bene, adesso vi fa... Vai, Mati. Questo è il terzo, Mati. Al secondo? Al secondo, sì. Vai, Rebe. Arrivaci saltando, Non male, Rebe. Vai. Buono. Molto buono. È basso, sembra. Allora, andiamo a fare il tick che andate a toccare i talloni qua e vi stoppato, ok? Vai. No, qua sul muro, andate a toccare due talloni sul muro. Prova. Bravo, cerca di tenerlo, vai Mati. Quella mano lì che si arregge era bellissima, No, non l'hai vista. Non ho visto, l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto. Tagliamo questa parte qua, della ripresa. Perfetta, è perfetta così. Era ottima, vai Rebe. No. Non male però, Questo è un trick per dare un po' di resistenza, un po' di... bellissimo. Oh mio Dio, non gli ho insegnato io free skate, giuro. No. Un altro insegnante, un innocente io. Oh, fatto, bello. Ok, andiamo a sviluppare un trick un po' più figo. Fate vedere dei salti più alti possibili in avanti, metteteci un po' di trick, ok? Quello è un salto d'artista spento, tutto. Possiamo farlo là così, se io di saltare. No, non è divertente, facciamolo verso di me. Verso di me, dai. Salto normale on trick, brava Mati. Molto brave. Vai in sincro, almeno 3. 3, 2, 1, 0. Vai. No. E avete una sincronia come un pinguino. Ok. Vi devo rinquadrare? No. Stai facendo un corvo? Sì. Mi faccio un corvo qua sulla mattonella dritta? Ok, tombino. Vai, vai. Ah, ok, le mani, l'hai ripreso. Dai, tienilo ancora, tienilo tutto. Vai, Rebe. Vai, su quella gamba. Su, tienila. Tienila, bello, appoggia, ottimo. Chiudo bene. Ok, ci spostiamo in paese, facciamo un salto. Ok, stremi avanti, facciamo un po' di passeggiata free skate. Molto dinamica per andare su un peso, ok? Ok. Vai, Rebe. Molto bene, brave. Uè, qui addirittura in salita, tanta roba Mati, molto bene. Fatemi leggere un po' se c'è qualche domanda. Ho anche ripreso culo, come mi hai ripreso? Sì. Ok, ci spostiamo nella parte là allora di paese poi. Nella parte dietro. Ok ragazzi, fatemi sapere un po' se vi piace questa ragazza, io vi porto in un posto carino. Qui c'è un po' troppa gente, quindi abbastanza tranquillo e un posto abbastanza fighettino. Sì, facciamo anche salti dei gradini anche lì. C'è troppa gente. Come cosa? Quindi fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa live un po' diretta in free skate. Ci stiamo passando un po' di tempo insieme, facciamo un po' di esercizi insieme, io sono nato anche. Ok, fate vedere, guarda che bello questa pista in avanti. Questo è proprio uno slalom gigante. Penata in fondo,
Ragazzi, se volete vedere dei freak, potete vedere qualche salto particolare, perché per loro che cadono è divertente una cosa. Perché stavo imparando così. Allora ragazzi, ho sbagliato l'orario, ho scelto l'orario peggiore. Abbiamo scelto lo sbaglio migliore. Si fa tipo si fila, ci spostiamo dalla gente. Rallentiamo. Facciamolo lì. Ah, si può fare anche quello, sì, poi si passa di là, ok, ma è anche molto bello il trick. Ragazzi, riporta a fare un trick molto simpatico, molto carino. Ok, è verde, non è verde? Verde, sì, è verde. Sono di qua. Ok, questo è veramente, veramente carino, perché andiamo a svilupparci un trick di una zampa io molto difficile. Perché non hai fatto del mate trick qua. Allora, dobbiamo andare a pattinare su questo pezzo qua. Bravo Mati, bravo. No, scherzavo. Molto bello il finale, Mati. Ok, dovremo saltare e poi saltarci giù. Perché questa finisce male secondo me. Ok, questo è un bradipo e salta qua. La reggo io. Vai. Ok, molto bene. Vai Rebe, lo fai te? L'hai riprovato? Vai su. Brava. Quella è la parte sbagliata però. Ok. Allora, vai Mati, ritagli un attimo. Di nuovo. Ciao. Ok, vai rapido a te. A lei signora, thank you. Ok Mati, poi ci spostiamo alla pista, vedi, senti anche tu slide, almeno si finisce un po' il giro e stai fatto esercizio alla pista. Ok, chiudiamo il giro con un... Da capo sportivo. Eh? Sì, si va da capo sportivo. Dove? Da di qua. Ok ragazzi, fatemi sapere un po' se vi piace, ovviamente ancora da rodare, da sistemare tutto, da prepararlo meglio anche. Però ecco, ho scelto invece di fare un allenamento normale, di portarle con me, l'ho allenato un po' prima e di poi stare un po' insieme, divertirsi un po', farvi anche vedere dei trick di free skate in costruzione. Ok, questo è un po' quello che viene chiamato pattinaggio a free skate, ovviamente si può fare quando o con una bambina molto piccola negli skate park o se no in paese con ragazzi un po' più grandi, perché hanno bisogno comunque sia di avere un minimo di occhio per attraversare la strada, che con i pattini è la cosa più facile da fare. Quindi mi raccomando, quando fate, se volete fare free skate, mi raccomando, dobbiamo andare a fare con casco e protezione. Ora loro siamo tutti e due imparentati, loro due, perché per questo c'è anche questo rapporto un po' migliore, con altri ragazzi mi diciamo li conosco molto bene, quindi so anche il loro livello di pattinata. Però ecco, di per sé è molto importante utilizzare le polsiere quando si va a fare questi esercizi obbligatori, e sarebbe molto molto utile anche il casco, perché farsi male una volta, voglio fare una montagna russa, lo so, ce la faccio. Sono passata sopra la nota. E io stavo anche ascoltando l'idea di Rebecca, pensando che era intelligente, invece. Niente. Invece. Ok, vi faccio vedere come affrontare una discesa con i passi. Spero che loro non facciano brutta figura, vero? Allora, rallentano con il limone. Vedete il gatto, Rebe. Ok. Ok. Vedi, Rebecca sta frenando a T. Anche Matilda ha frenato a T. Sta rallentando un po' il limone.
serpenta un po', ha perso il controllo, attento del chiaraggio pieno, non lo sapevo. Ok. Ok, molto molto bene. Deve passare. No, forse l'ho ripreso. Meno male, non mi hai ripreso. No, mi sa che ti ho ripreso proprio sull'angolino. Vabbè, okay. Questo video lo possiamo nominare Papere in diretta. Papere Love, ok. Scendiamo, questo è un passaggio molto molto... Sì, l'avete visto in qualche video, perché qua ci ho fatto dei trick con gli endless. È freddina, sì. Sì, quelle sono buone per morire. Se provi a scendere quelle. Ma guarda come vogliono bene, mi vogliono vedere far male. Loro, dovete sapere che il loro obiettivo è vedermi cadere. Ma c'è una macchina dietro. Ops. Io voglio vederti al rosato. Addirittura. Passiamo dall'alluminio, vai. Devo fare? Niente, tanto dobbiamo andare a sistemare il serraio che è la rovina. Speriamo di nuovo, dai, se lo passa anche ieri, non è caduto? Non la buciamola. Ma te non credo di passare sull'alluminio, io credo che passare da qua. Occhio. Andiamo sul marciapiede. Dove vuoi frenare, Ripe? Ah, questa contraria. Ah, riprendimi, Ripe, ti faccio vedere come la freddici, te. No. Ok, Rebecca dice di frenare in questa maniera. Rifalla. Ora pigliamo la macchina. Dai, ci posso riuscire? No, ho detto ci posso riuscire. Ok. Ah, ma con la telecamera in mano è un po' difficile, direi. Non so se ti ho preso, eh. Non so se ti ho preso. Come va, Mario? È dall'altra volta. Sì, se la vita è proprio del strano. No. Vediamo sopra. Matilde è morta. Ma meno male l'ho registrata. Aiuto! Giacomo, se rompo il telefono non è colpa mia, eh. Ecco, bravo, che è anche nuovo. Non è per matrice, eh? No, no. Allora. Ok ragazzi, io chiuderei il video qua, perché purtroppo la matrice l'abbiamo uccisa con il traio e l'ho persa. E cominciamo a essere stanchi e comincio anche a essere un po', insomma, un po' mi guardate, insomma. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, c'è domande intanto, magari se leggo qualche domanda. Vediamo, chat dal vivo. Allora, c'è Cree. Sì, ma c'è da fare il ponte, non sei ancora in grado. Allora mi fermiamo, leggiamo due domande al volo. E poi almeno se avete domande da fare fatele pure. Se volete vedere degli esercizi, magari prossimamente facciamo un tutorial live, così lo facciamo in tutorial. Quindi mi fermo un attimo ora qua sul ponte. Non male, ma sarebbe. Allora vediamo qua. Ok, no, non c'è altre domande, perfetto. Quindi ragazzi, io vi saluto, mi raccomando di iscrivervi al canale, fatemi sapere se questi video poi nei commenti vi piacciono. E poi hai fatto un video particolare. Non è facilissimo rimanere comunque sia di qua.
comunque fare live in diretta così mentre si passa davvero di più, bisogna pensare a cosa fargli fare. Allora, fammi farmi pure una domanda, sono curioso, poi leggi le domande mentre si passa, è una cosa veramente particolare, rischio di tabularsi per terra. Occhio perché qui è umido, ragazzi. Allora, ti è morto un piede? Ok, sto aspettando, faccio sto... è morto un piede? Sì, è morto. Ma ti è morto dentro? Sul piede. Ah, sul piede si è portata bene, sta brava, Oh, mamma. Allora, l'ultima frase famose. Ora facciamo una strike tutte e tre insieme. Allora. Boom! C'è umido. Ah, ma qui non riesco nemmeno a ferrare. Dobbiamo andare a un piede di... Questa parte le taglio sempre nel video, vedete questa parte molto molto poco pratica. Molto? Oh mio Dio! Tu le due? Allora! No, devi pedalarla, devi pedalarla! Cos'è successo Matilde? Perché sei lì Matilde? Allora! Non riesco ad accorciare i pattini del mio fratello, li posso usare ugualmente se più grandi. Allora! Intanto che pattini sono? Se sono allungabili li puoi accorciare, se sono fissi puoi semplicemente metterci o una soletta interna per comunque riuscire a tenere il pattino più piccolino, se invece è mezzo uno più grande direi che ci puoi mettere lo stesso. Roche, sai miei sono quelli allungabili o se sono quelli invece a numero fisso? Volevi fare uno scivolo? Sì. Questa cosa qua è la cosa più cringe che vi riesco a vedere. Vediamo. Molto molto cringe. In linea che hanno tre numeri. Allora, se sono per allungabili ti consiglio di mandarmi la foto su WhatsApp o sul gruppo Telegram, comunque sia. E magari vediamo se si è bloccata comunque la slitta o di provare a farti vedere come con un po' di svito. O altrimenti di mettere una soletta interna un po' più grande per riuscire ad avere uno spazio minore nel patto per riuscire a pattinarli. Altrimenti ci sono la MF500 che costa un po', gli MT3 o i modelli della Micro a sconto, molto validi, ti prendi il tuo numero e ti fai un pattino veramente valido. Sicuramente mangiare un pattino tanto più grande non è molto consigliato, però ecco, per iniziare in qualche modo insomma puoi anche fare. Allora ragazzi, cominciamo a scendere, voi stai lì a fare la seggiolina carina, ok? Ah, vai, va. Vediamo come riesco ad scendere male, vediamo chi si uccide prima. Io mi uccido prima qua, la domanda è. Vedi, Rebecca si è bloccata lassù in cima. Potrei anche zoomare, oddio, mi sto per uccidere. Non si può zoomare. Oh, si può zoomare anche, però si sgrana. Ah, non ci credo. Guarda, non commento per stato. Fatta male, Rebe. Al ginocchio, meno male. Era comia, se no. Sì, ora la drizziamo. Allora. Ok ragazzi, quindi io da questo ponte tutto molle, un uccidetti in ceramica. Ai! Che cosa brutta! Se volete passare da qua, Rebe. Ok ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me in questo allenamento folle, pattinata insieme, insomma. Vi ho divertito a pattinare, a rendervi partecipi di questa pattinata insieme a me. Vi mando un abbraccione, un saluto, ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!